A Gambolò nelle scorse ore i carabinieri hanno sequestrato una casa famiglia denunciata una 25enne per il reato di abbandono di persone incapaci. L'indagine sarebbe partita dopo la segnalazione del decesso sospetto di una pensionata ospite. Gli anziani ospiti ora sono stati trasferiti in un'altra struttura. Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi nella zona di Viale Torquato Tasso a Pavia per uno scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio un motociclista 66enne trasportato con un trauma cranico amnesico al Policlinico San Matteo di Pavia. Raccolta differenziata a Voghera, l'obiettivo del 65% entro la fine del 2016 è un po' più vicino dopo l'estensione del porta a porta alla zona sud della città. Lo fa sapere ASM che ha dato il via al progetto Carta in Regola, tra poco gli aggiornamenti. Importante evento questa mattina a Giussago, gli stati generali dell'agricoltura pavese, relatori d'eccezione, tra i presenti anche il vice ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Andrea Olivero, che abbiamo intervistato. Tra polemiche e speranze, il punto su un settore cruciale della nostra economia. Un grande appuntamento sportivo nel segno di Expo. Come annunciato negli scorsi giorni dall'assessore regionale Rossi, ha fatto tappa a Vigevano l'Expo Champions Tour, una domenica di sport vissuta nel segno dell'energia per la vita. Tra poco tutte le immagini. Buonasera, bentornati a Pavia Italia da Francesco De Luca. Buonasera da Chiara Antico. In apertura subito un'ultima ora che ci porta a Spessa, materiale ferroso e rame di origine sospetta. Con questa motivazione gli agenti della forestale avrebbero aperto un'indagine sul sindaco di Spessa Giuliano Spiaggi, che dai primi accertamenti sarebbe risultato proprietario di due capannoni finiti nel mirino degli investigatori, questo stando alle prime informazioni. Il sindaco è indagato dalla procura di Pavia, sembrerebbe per ricettazione e gestione illecita di rifiuti. Le indagini sarebbero scattate dopo una segnalazione giunta agli investigatori su movimenti di rame e altro materiale simile all'interno dei due capannoni che si troverebbero proprio dietro il municipio e che secondo gli accertamenti sarebbero di proprietà del sindaco di Spessa. Ripetiamo, questo stando alle prime informazioni. Sono sereno ma non posso dire nulla visto che ci sono delle indagini in corso. Queste sarebbero state le prime parole del sindaco di Spessa Giuliano Spiaggi. Cambiamo decisamente argomento, l'avete sentito nel nostro sommario. A Gambolò nelle scorse ore i carabinieri hanno sequestrato una casa famiglia. Sono stati sgomberati e trasferiti in una struttura di Palestro dove riceveranno migliori attenzioni gli ospiti della cosiddetta casa famiglia Villa del Gelsomini di Gambolò. La struttura non possedeva le caratteristiche adeguate per ospitare anziani non autosufficienti, che invece accoglieva lasciando loro in completo stato di abbandono. Le indagini dei carabinieri della locale stazione e del NAS di Cremona erano iniziate lo scorso febbraio, quando un ospite 83enne era deceduta in una circostanza poco chiara. Nell'occasione, fingendoci possibili clienti, avevamo contattato la struttura chiamando il numero verde presente online e avevamo parlato direttamente con il gestore della casa famiglia, una 25enne rumena. Quello sanitario, poi voi che tipo di assistenza avete? Perché comunque, sai, io sono preoccupato. Noi abbiamo assistenza infermieristica, assistenza ausiliaria, quindi le OSS abbiamo, assistenza medica al bisogno. Siamo una struttura a livello piccolo, quindi noi non teniamo più di 8 persone perché abbiamo pochi posti, proprio per dedicarci ad ognuno. Ah, solo così pochi? Abbiamo la sì. Dall'ASL siete accreditati per questo servizio, no, vero? No, siamo privati. Ah, siete privati voi, ho capito. Sì. E le tariffe, per favore? La tariffa giornaliera è di 56 euro al giorno. Ed è compreso di tutto, quindi servizio alberghiero, servizio medico, infermieristico, assistenza nell'igiene, assistenza nella terapia, assistenza nei pasti, assistenza in tutto, lavanderia e parrucchiere compreso. L'importante è che la mamma non sia ferma a letto, ecco, perché se ferma a letto noi non potremmo tenerla, però preferiamo non avere persone ferme a letto, ecco, perché c'è una bella compagnia, ci sono solo persone. Tranne un signore che è il compagno di una, il coniglio di una signora, perciò è un bel ambiente, possiamo mantenere un bel ambiente allegro. Inoltre avevamo tentato di avvicinare il personale, che però non si era reso disponibile a parlare ai nostri microfoni. Sì.
addirittura, se, addirittura, ma a parte che è tutto fasullo, perché onestamente non è successo niente la signora, comunque... Che ci fosse qualcosa di strano all'interno di quella casa famiglia, senza un'insegna adeguata, con il nome scritto a penna, con una pubblicità ambigua online, era già balzato all'occhio lo scorso febbraio. Ora è stato confermato dai carabinieri, che hanno proceduto con la denuncia dell'amministratore unico e gestore di fatto della struttura, la 25enne rumena deferita per il reato di abbandono di persone minori o incapaci, ritenuta responsabile delle carenze organizzative e assistenziali. Ospitava 5 pazienti anziani non autosufficienti dal quadro clinico incompatibile con le caratteristiche della struttura, struttura che è stata sequestrata. Lo avrebbero trovato sul letto privo di vita i vigili del fuoco di Pavia, chiamati dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto. Sarebbe stato probabilmente un malore a stroncare la vita a un 51enne ieri nel suo appartamento. Quando i soccorsi sono arrivati in casa, l'uomo era già privo di vita. L'uomo era molto conosciuto a Casteggio per la sua attività, era infatti dipendente e volontario della Croce Rossa di Casteggio. Una notizia appunto che è arrivata in queste ultime ore. Cambiamo argomento, una serie di incendi nel fine settimana a Voghera, coinvolto anche il Campo Nomadi. Weekend piuttosto impegnativo, quello appena trascorso per i vigili del fuoco di Voghera, intervenuti in 3 occasioni per spegnere incendi di arbusti e sterpaglie alle periferie della città. L'ultimo caso domenica sera, dopo le 21, alla frazione Campoferro, all'altezza del Campo Nomadi, oltre la tangenziale. Nessuno è rimasto ferito e nessuna struttura danneggiata, grazie al pronto intervento dei pompieri chiamati dai residenti. Nella giornata di sabato, invece, sono state le campagne tra strada da Casalnoceto e via Negrotto Cambiaso ad essere interessate dagli incendi, anche in questi casi circoscritti ad alcune centinaia di metri e presto resi inoffensivi grazie all'intervento dei vigili del fuoco. In tutti i casi si escluderebbe la natura dolosa dei roghi, anche perché il clima secco e ventilato degli ultimi giorni, secondo gli esperti, favorisce di per sé gli incendi e dovrebbe far aumentare l'attenzione verso comportamenti a rischio, come ad esempio l'abbandono di mozziconi di sigaretta accesi. Momenti concitati in Viale Tasso a Pavia per uno scontro tra auto e moto. Prima l'urto abbastanza violento, poi l'ambulanza che arriva a sirene spiegate. Nessuna grave conseguenza fortunatamente per l'incidente di questo pomeriggio in via Tasso a Pavia. Ad entrare in contatto un'auto guidata da una ragazza di 23 anni e uno scooter con a bordo un 66enne. La polizia locale dovrà stabilire la dinamica dello scontro. Sembra che i due mezzi stessero procedendo nella stessa direzione verso il centro città. Quando è avvenuto l'impatto, forse per una disattenzione o per una manovra sbagliata. Ad avere la peggio il conducente dello scooter sbalzato a terra che ha picchiato la testa. L'uomo è stato soccorso sul posto dai medici del 118, il 66enne presentava un trauma cranico amnesico e alcune ferite superficiali. Nulla di particolarmente grave, anche se in un primo momento la situazione era sembrata molto più seria. L'uomo è stato successivamente trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Illese invece la ragazza a bordo dell'auto, che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Importante evento questa mattina a Giussago, gli stati generali dell'agricoltura pavese, relatori d'eccezione, tra i presenti anche il vice ministro alle politiche agricole, Andrea Olivero, che abbiamo intervistato. È in realtà la chiusura di un percorso iniziato agli stati generali 2 anni fa, allora si era in fase di predisposizione della nuova politica agricola comunitaria. Oggi questa nuova politica è stata approvata, si sta partendo con i nuovi piani di sviluppo rurale, quindi la preoccupazione in questi 2 anni è stata quella di tracciare insieme le categorie agricole, insieme a tutti i soggetti del territorio interessati alla materia, tanta opportunità che i nostri agricoltori, il nostro territorio deve essere pronto a sfruttare. Sì, un'iniziativa importante inserita in un contesto importante. Qui siamo un'azienda agricola, come vedete, che da anni applica modalità particolari anche a livello ambientale, e quindi credo che insomma, inserire qui questa iniziativa sia molto importante anche per il nostro territorio. La sfida più importante del Pavia è trovare un po' di unità, perché Pavia credo che soffra in questa fase più che mai di una totale disomogeneità territoriale, che si sfocia poi negli episodi anche più eclatanti che abbiamo visto in questi giorni. Ha trovato territori più disuniti facendo i suoi tour della provincia di Pavia, oppure è un'eccezione?
è abbastanza difficile trovare qualcosa di più. Forse Mantova, quello dove vengo io, è più disunito, ma diciamo che Mantova e Pavia insieme sono un po' il record da questo punto di vista di scarsa omogeneità. I territori alla bassa probabilmente, ma non tutti ovviamente. Questo è un problema che si paga, perché non si trovano mai sintesi, non si trova mai non si fanno mai scelte che possono essere scelte che risolvono i problemi affrontandoli con un'ottica più generale. Quindi insomma, mi auguro che anche la giornata di oggi possa servire a contribuire al rasserenamento del clima, ecco, nel dibattito. È un peccato che adesso c'è questo suo, sto dicendo, con Natta, questa agricoltura ambiente, che è un binomio su cui abbiamo giocato tantissimo in questi anni, sia in Lomellina, sia soprattutto sulla zona risicola, ma anche sul vitivinicolo. Sì. Adesso questo spacchettamento di funzioni legate alle province, per cui l'ambiente rimane alle province, l'agricoltura probabilmente ritorna adesso nell'accordo. Sì. Che faremo alla regione, e quindi ci soffrono. Tipicamente lombardo, sì. Sta cosa. Infatti. Non tutte le regioni. No, non tutte le regioni stanno facendo questo, però in realtà in molti luoghi sta avvenendo una funzione. Cosa si aspetta di sentire, di trovare oggi qui in provincia di Pavia per questi stati generali? Ma una grande e seria prospettiva di un'agricoltura che sa che deve innovare, deve puntare alla qualità per competere. Abbiamo la necessità sempre di più di andare a utilizzare al meglio tutte le risorse che ci sono a disposizione. Siamo nell'avvio del nuovo PSR, siamo in una nuova tornata di finanziamenti europei e vogliamo ancora di più andare a ribadire che soltanto un'agricoltura che investe, che sa rilanciare e lavorare per il futuro ha una prospettiva. Qui più che in altre parti noi stiamo vedendo imprenditori seri all'opera e vediamo una voglia, una determinazione di superare i problemi esistenti. Chiedono fondi gli imprenditori, dal suo punto di vista ci sono stati stanziati, ne verranno stanziati altri? I fondi ci sono, non sono sterminati, bisogna impiegarli in maniera molto puntuale e molto attenta. Bisogna anche fare in modo che non ci siano sprechi, né da parte loro né da parte del pubblico. Noi ci stiamo impegnando in questa fase soprattutto per ridurre burocrazia, che vuol dire anche ridurre fondi. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Pavia. Poco dopo le 6.30 di questa mattina un incidente che ha coinvolto un autobus e due vetture. State vedendo le immagini. Un'auto sarebbe stata tamponata, a sua volta sarebbe finito contro un'altra auto parcheggiata in Viale Indipendenza. Ci sarebbe stato un tamponamento tra un autobus e un'altra auto. Sul posto si è recato subito un'ambulanza, è intervenuta la polizia locale, due le persone coinvolte con ferite di lieve entità. Una donna di 44 anni e un uomo di 24 che sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, come detto ferite ritenute non di seria entità. Un tamponamento tra autobus e auto in Viale Indipendenza a Pavia poco dopo le 6.30 di questa mattina. Rimaniamo a Pavia, nuovo incontro per discutere sul futuro della ex Necchi. 174.000 metri quadrati da restituire alla città. L'ex Necchi, l'area dismessa più grande di Pavia, al centro di un nuovo incontro a Palazzo Mezzabarba tra il sindaco Massimo De Paoli, la vecchia proprietà, e la nuova società interessata ad intervenire sul vasto spazio situato tra via Rismondo e viale Indipendenza. Oltre all'annoso problema dei 3 milioni di euro di CIA arretrata dovuto al comune ed ancora da saldare per il periodo compreso tra il 1993 ed il 2007, sul tavolo di discussione è finita anche la gestione dell'area. E su questo aspetto, ha fatto sapere il sindaco De Paoli, l'obiettivo primario dell'amministrazione del Mezzabarba è di garantirne il pieno recupero. Recupero che significa prima di tutto bonifica dei tetti dall'amianto ed il consolidamento degli edifici per evitare nuovi cedimenti dopo quello registrato nel marzo del 2011. Un piano di interventi necessario per offrire, ha spiegato il sindaco, un'area pronta a chi deciderà di procedere al suo rilancio. Rimaniamo a Pavia, prestate attenzione a questa vicenda. Quando ha visto arrivare i carabinieri in piena notte, ha immediatamente tentato la fuga perché pensava che l'avessero rintracciato dopo il furto che aveva messo a segno. Ma a chiamare i militari era stata invece la convivente, stufa dell'ennesima minaccia durante un loro litigio. L'uomo, Marinel Florea, un trentenne di origine romena, è stato fermato a pochi metri dalla sua abitazione di San Martino Siccomario. Per bloccarlo è servito l'intervento degli uomini di due pattuglie, che hanno poi trovato nella sua auto un navigatore risultato rubato poche ore prima a Pavia. Sembra proprio che la vittima del furto, un quarantenne di Novara, avesse visto fuggire una vettura simile a quella di proprietà di Florea. Il navigatore è stato comunque restituito alla vittima ed il ladro dichiarato in arresto per resistenza pubblico ufficiale per ricettazione. Questa mattina la direttissima col patteggiamento ad un anno di reclusione ed il divieto di dimora nella provincia di Pavia.
Furto in un bar di Mortara, ma i ladri erano i titolari. I carabinieri li hanno smascherati perché il tronchese utilizzato era stato acquistato il giorno prima da uno dei due titolari. Si tratta di un 42enne barista residente a Gravelona e una 51enne commerciante incensurata di Olevano Lomellina, finiti nei guai per un episodio avvenuto lo scorso mese di giugno, quando qualcuno, avevano raccontato ai carabinieri, forzando una finestra era entrato nel loro bar che aveva il sistema d'allarme disattivato. Poi con un tronchese aveva aperto due slot machine ed un cambiamonete, fuggendo con un bottino di circa 4.000 euro, soldi non ancora ritirati dalla ditta titolare delle macchinette. Ma tutto era falso, i due quindi sono stati denunciati per il reato di furto. 65% entro il 2016 è più vicino l'obiettivo della raccolta differenziata. A Voghera. Dove si fa il porta a porta siamo oltre il 40%, complessivamente sulla città siamo al 35%. Siamo partiti da una percentuale veramente molto bassa. Differenziata a Voghera, l'obiettivo del 65% entro la fine del 2016 è un po' più vicino, dopo l'estensione del porta a porta alla zona sud della città. Lo fa sapere ASM, che ha dato il via al progetto Carta in Regola, la raccolta porta a porta della carta e del cartone per il centro storico, dove questa modalità è già attiva per la frazione organica e per il quartiere Pombio. Entro giugno, dunque, quando il servizio entrerà ufficialmente in funzione, la carta verrà raccolta a domicilio per il 42% della popolazione, ma, promettono i vertici di ASM, è solo l'inizio. Estendiamo la raccolta porta a porta appunto su della città, quindi aumentiamo di ulteriori 10.000 abitanti, 10.000 cittadini, quindi questo servizio, che poi sarà esteso chiaramente a tutta la città. Insieme alla cooperativa Agape abbiamo fatto proprio un censimento porta a porta prima di partire, per coinvolgere già in una fase preliminare i cittadini. Li abbiamo coinvolti, insieme a loro abbiamo definito dove piazzare i cassonetti per la carta, e questo ci servirà poi per l'umido, quando partiremo con la raccolta porta a porta dell'umido anche nel quartiere sud. Questo è quanto ci si è prefissati e questo è il risultato che ASM raggiungerà. Lo raggiungerà in modo razionale per far sì che i nostri concittadini non abbiano un aggravamento di impegno e di costi, anzi il nuovo bando che è stato fatto per la gestione dei rifiuti dei prossimi 3 anni vedrà una riduzione sensibile di oltre il 10% della tassa dei rifiuti che i cittadini si troveranno a pagare già nell'anno. E con il prossimo servizio sentiamo gli aggiornamenti sul processo Green Campus. Si tornerà in aula l'11 giugno per il processo Green Campus. Il caso delle 326 residenze universitarie realizzate al Cravino con un permesso edilizio che secondo la procura non sarebbe stato regolare è viziato dall'assenza di una convenzione. Vede imputate 7 persone, i fratelli Alberto e Piero Damiani, costruttori delle palazzine accusati di abuso edilizio, il progettista Gian Michele Calvi e la moglie Carla Casatti, amministratrice della società Arco, che acquistò i terreni sui quali furono edificati gli immobili, Roberto Turino, direttore dei lavori, e i dirigenti comunali Francesco Grecchi e Angelo Moro. In un primo momento proprio la posizione di Moro, accusato di abuso d'ufficio, era separata da quella degli altri imputati, ma oggi il giudice ha deciso di riunire i due processi. L'ipotesi da cui era partita la procura è che gli oltre 300 alloggi di Green Campus sarebbero stati realizzati su un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e che sarebbero stati venduti invece che solo affittati a studenti, come prevedeva l'atto d'obbligo allegato a Rogito. I fatti risalgono al 2009 e si protraggono fino al marzo del 2013. Secondo l'accusa, Moro avrebbe rilasciato il permesso di costruire, procurando agli amministratori di Arco, che avevano venduto i terreni a Green Campus, un ricavo di 4.390.000 euro, e alla società Green Campus di Alberto Damiani un vantaggio patrimoniale di oltre 13 milioni. La politica ci porta a Vigevano, presentata ufficialmente la lista che sostiene Luca Mazzola come candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Ha scaldato la platea presente al ridotto del Teatro Cagnoni in discorso del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Vigevano Luca Mazzola, intervenuto per la presentazione della lista per le prossime elezioni comunali. Un discorso che ha fatto subito scattare la benedizione del senatore Nicola Morra. Io penso anche che mi incazzerò come una iena se qua a Vigevano non vinciamo al primo turno, perché presentando un candidato sindaco e una squadra come quella che abbiamo tutti quanti osservato.
Mazzola ha presentato il programma del Movimento 5 Stelle in cui si segnala la volontà di ristrutturare l'ex macello per ospitare delle start-up innovative e l'idea di istituire delle garanzie comunali per far ottenere dei finanziamenti ai piccoli imprenditori. In tema di ambiente si punta molto sulla raccolta differenziata anche per risparmiare sulle tariffe dell'inceneritore. Se toccherà a noi amministrare questo comune, l'impegno sarà 1. Portare la raccolta differenziata durante il nostro mandato oltre il 70% e dall'altra parte interrompere definitivamente questo rapporto distruttivo con l'inceneritore di Parona. È stato quindi annunciato il progetto di bilancio partecipato. Il 5% delle risorse comunali verrà destinato a un tema deciso dalla cittadinanza tramite referendum. Non mancano quindi le critiche all'amministrazione attuale, a cominciare da Expo. Beh, a Vigevano c'è stato un menefreghismo totale. Per Expo non è stato fatto nulla. Mazzola annuncia inoltre la volontà di abbattere le barriere architettoniche, soprattutto in centro storico, e torna quindi alla carica sul tema sicurezza, contestando l'attuale organizzazione del comando di polizia locale. Che niente me ne vogliono i dipendenti, i vigili, insomma, gli agenti in sé, ma chi comanda? Questo è uno dei problemi. Oggi ci ritroviamo nella nostra città con un corpo di circa 60 agenti. Di questi, circa 16 sono in strada. Gli altri sono in ufficio per le pratiche burocratiche. Dove sta la sicurezza del cittadino? E da Vigevano a Pavia si è parlato di sanità nel tardo pomeriggio, un importante convegno del nuovo centrodestra. Un sistema sociosanitario regionale al passo con i tempi e soprattutto con i cambiamenti in atto nella società. A lanciare la sfida è il nuovo centrodestra, che si propone di offrire risposte sempre più puntuali ai bisogni della popolazione lombarda. Il progetto di legge presentato a Pavia nelle scorse ore si basa su alcuni punti cardine. Innanzitutto la riorganizzazione delle ASL e la netta separazione tra chi programma le reti dei servizi sui territori e chi li eroga. Anche il sistema di welfare va rivisto per garantire una migliore integrazione della sanità sociale a tutti i livelli. Siamo ben consci in una riorganizzazione del sistema, quindi in una valorizzazione di un accorpamento delle ASL che debbono mantenere semplicemente e solamente il ruolo di programmazione e controllo rispetto a chi eroga. E poi fondamentale la libertà di scelta del cittadino e soprattutto la parità pubblico-privato. Un'attenzione particolare andrà poi messa in campo verso famiglie e soggetti più fragili attraverso l'introduzione di forme di previdenza complementare e di soluzioni per garantire la presa in carico delle situazioni di cronicità. Ruolo di primo piano lo dovrà avere infine anche il terzo settore, troppo spesso penalizzato invece dalle scelte dei governi e degli enti locali. Tra i comuni più ricchi d'Italia spunta anche Torre d'Isola. Per dirla con una battuta, si potrebbe affermare che piccolo è ricco. A sostenerlo è il consueto studio condotto dal Sole 24 Ore. Tra i primi 10 comuni con i cittadini più ricchi d'Italia, solo due infatti superano i 10.000 contribuenti. Una top 10 dorata in cui rientra ancora una volta anche un pezzo di territorio pavese. Come lo scorso anno, Torre d'Isola si conferma tra i comuni con il reddito medio più alto d'Italia. Una graduatoria guidata da Portofino, che ha tolto il particolare primato a Basiglio, piccolo centro alle porte di Milano. Diciamo che è un dato significativo, perché ovviamente è importante conoscere la realtà patrimoniale e sociale della propria comunità che conosciamo, dall'altra non rivoluziona la visione che abbiamo noi del nostro paese, che è una comunità molto eterogenea, con persone molto diverse, con condizioni, situazioni molto diverse. Si chiama Massimiliano Gatti ed è un fotografo di Voghera, vincitore di un prestigioso premio. Cosa hanno in comune proiettili e oggetti antichi? Molto, secondo il fotografo Massimiliano Gatti, classe 1981, da Voghera, vincitore del prestigioso premio BNL al MIA Fair di Milano. Il suo lavoro, che entrerà a far parte di una collezione di 5.000 opere dei più grandi artisti del mondo, è nato dopo una spedizione archeologica in Iraq e si intitola In superficie, perché è sulla superficie di questa terra antica sconvolta dalla guerra che Gatti ha trovato e fotografato questi oggetti diversi, che la stessa terra, in un lavoro definito ideologico, ha reso simili, tanto da confondersi. Gatti è il vincitore dell'ultima edizione del premio ex aequo con un altro fotografo italiano, l'emiliano Bruno Cattani. È un'opera, si intitola In superficie, è una serie di immagini che ho realizzato in Iraq
e sono tutti oggetti che diciamo si trovavano sulla superficie terrestre. Abbiamo fatto, io ho collaborato con il gruppo Parten, che è un gruppo di ricerca dell'Università di Udine, che si occupa diciamo di indagare sotto diversi punti di vista, archeologico, storico, tutta la zona diciamo di Ninive, nei dintorni, nei pressi diciamo tra Mosul e il Kurdistan, e diciamo in questa indagine di superficie sono venuti fuori diversi oggetti che io poi logicamente ho interpretato da un punto di vista artistico, quindi anche se ha un'apparenza diciamo tassonomica e scientifica, ecco, non è un lavoro prettamente scientifico ma artistico, e quindi in qualche modo ho messo insieme tutta una serie di oggetti che provengono dalla superficie della Terra, quindi dallo stato più esterno della Terra, ma che hanno diciamo una provenienza storica molto diversa, quindi ci sono oggetti archeologici molto antichi a reperti diciamo bellici delle guerre più recenti. E chiudiamo con un grande evento sportivo nel segno di Expo, che ha fatto tappa a Vigevano, l'Expo Champions Tour. Luca Mastrorocco di Zona Gol, collaboriamo per l'organizzazione dell'Expo Champions Tour, decima tappa, quest'oggi a Vigevano. È una manifestazione quindi itinerante che ha percorso già 9 tappe in ciascuna nelle province della regione Lombardia e si concluderà il 24 di maggio con la 13ª tappa a Milano, in piazza della regione Lombardia, dove tutte le squadre vincitrici delle precedenti 12 tappe si sfideranno in una finale che sarà l'ultimo capitolo di questo percorso iniziato ad agosto dell'anno scorso. Buona domenica, tanto tua madre lo capisce, continuo a dirti ma non esci mai, perché non provi a divertirti. Buona domenica, quando misuri la tua stanza, finestra, letto e la tua radio che continua a dirti che è domenica. Spingi con le gambe, bravissimo, toc toc, spingi con le gambe, cerca un appoggio, spingi con le gambe. Ci sentiamo. Toc toc, gamba sinistra deve guadagnare altezza, ok. Ultimo strappo, signore e signori, una 12F, un applauso. La primavera arriva come un acquerello, tinge casa mia, voglia di giocare. Io mi sento un po' a metà. Domenica e mi sento bene. Domenica andiamo al mare. Domenica e mi sento bene. Domenica. E noi ci fermiamo per 2 minuti.